Se può smettere di chiedere soldi, il parcheggio è gratuito. Sono 2 giorni lavoro qua. 2 giorni. È 2 giorni. Lei era qui a far pagare il parcheggio alla gente. A piacere, non è un obbligo, capito? Non è un obbligo, non obbligo mai nessuno, io sono una persona corretta, onesta. Senta, 11 bocche. perfetto. Non le ho chiesto niente, non mi interessa, non voglio essere scortese, però lei potrebbe benissimo andare via e andare da un'altra parte a chiedere gli spicci. Che fa? Si è incazzato. È frustrato. Ha 11 figli. Non si ferma nessuno, guardalo. E io sono qui dentro, al calduccio, dentro il mio concessionario, a vendere macchine e diventare sempre più ricco. Guarda, mi dispiace per come mi sono comportato. C'ho avuto un'idea. Se vuoi potessi pulire l'accesso dentro, te pago. I vetri. Questa è una pulita. Che pensi? Sei capace a pulire? Lo fa vedere. Sì, come parcheggiare qua? Beh, oddio no, vabbè. Non è finito poi, come vedi. Eccesso. Mamma mia, che schifo. Ma resta. Che schifo. Mamma mia, che schifo. Che è? Ma non ha mai visto una cosa. Che stronzo. Pronto, dalle una concessione per il domenico. Tutto a posto? Sì, tutto a posto, signor. Darren. Scusa, signor Darren, grazie. Perfetto. C'è avuto un po' di cif. So dovrebbe stare sotto, c'è stato uno sportello, là sotto dovrebbe stare la roba e puli. Ma là sotto, cioè non so come dirvelo. No, ma sotto al lavandino? Sotto la lavandina, proprio là, signor Darren. Che è, oh? C'è stato uno stronzo esagerato. Ma che cazzo sto di levate? Fammi Mamma mia, no, signor vedere. Darren, Fammi qui dentro entrare! Ma chi è non che caga sotto entrare. al lavandino? Non lo so, qualcuno ha lasciato uno scherzo. Comunque tengo paura di entrare, cioè aprire. No, fammi entrare, Vabbè, scusa, ma chi è che caga sotto al lavandino? no, io mi chiudo dentro. No, scusi, Allora. fatto? Pronto? Oh! Entro, eh! Oh! Che fa? Oh! Mortacci vostri! Oh, tutto... Signore! Signore! A posto! A posto! Guardi, Oh! Vabbè, signor alla fine, Darren. cioè, la mossa esagerata, cioè, alla fine è uno stronzo! Cioè, puzza, però, cioè... Signor Darren, io non ho visto stronzi in vita, ma chissà proprio. Mai, mai così Non so grande. quanti ne ho visti io in vita mia di stronzi. Soprattutto ce ne sta uno che lavora qua dentro. Oh, salve! Salve. Cos'è? C'era quello sopra la collina. Allora, tu come principale, diciamo, ruolo sei Sì. l'ingegnere, va bene? Ma Ovvero, chi? E io. lui. E che devo fare? Ovvero, tu sceglierai le nostre macchine con cui gareggiare. Le porterai a modificare E chi secondo. gareggia? Allora, sono io per il momento che gareggio. Però possiamo alternarci, una gara io e una gara tu. Non lo so, io a me piacerebbe gareggiare in realtà. Quante altre scuderie ci stanno? 5 che so io. E chi so? No, non lo so. Obiwa, so.
Poi ci sta una che si chiama Zebra, la Fichi Fichi pure, ci sta. La Fichi Fichi gareggia? Sì, ma lo sai che se fai, diciamo, fai l'ingegnere riceverai anche lì uno stipendio? No, se lo sai. No, non lo sapevo. Adesso lo sai, sì, riceverai uno stipendio. Ah, perfetto. Più gare vinciamo, più lo stipendio si alza. Perfetto, perfetto. Vabbè, devo fa. Comunque, lo fa? Ma dopo ti chiamo, se... quando mi viene in mente ti chiamo, vabbè. Ti segno, aspetta, ti segno nel team perché devo andare in modulo. Ti segno nel team? Vai, vai, segno. Nella West Coast Racing? Va benissimo. A posto, perfetto. Guarda, io vorrei vedere Gordon davvero gareggiare, perché io gareggerò contro di lui. Io sono entrato ufficialmente a far parte di un'altra scuderia. Ah. E gli vorrei romper culo. Lo voglio vedere proprio piagne e perdere. Che cazzo vuoi? E allora con me hai sbagliato proprio. Perché? Perché la mia scuderia punta a vincere. Sicuramente, però io gli voglio romper culo. Quindi lei, tu lo assumi e io gli rompo il culo. Non credo che funzionerà così, Darren. Perché no? No, perché probabilmente se lo assumo vuol dire che è bravo e quindi ti rompo il culo. Ma scusa, non c'è della Fighi Fighi Production? Sì? Beh, allora infatti, dice, siamo noi che rompiamo il culo. No, aspetta, dipende. L'ha visto lei il provino. Le assicuro che Angie le rompeva il culo a lei. A chi? Al suo amico, scusa. Ambulanza per te. Eccola qua. Ma chi? Scusi! Medico? Greg, salve, buongiorno, che succede? Che è successo? Succede? Cosa che succede? Che è successo? Mi scusi. Che è successo? Chiamata di... C'è qualcosa qua, Ma chi è il signore? Gordon? Lo senti questa musichetta? Darren, ma l'hai visto il tizio in ufficio? È fantasma! Dove? Il fantasma, via! Gordon, ma che cazzo fai? Esci da lì, esci da sto posto, via! Porca mignotta! Dove ti trovi? Sono al concessionario, però non voglio entrare dentro. Perché? Perché abbiamo visto una cosa brutta io e Gordon. Che avete visto? Che hai visto dentro al concessionario? Un tizio vestito di bianco. Un tizio vestito di bianco che andava in ufficio? E poi in ufficio non c'era più nessuno. Senti, Big, io non ci vado più. Senti, bello, facciamo una cosa. Io adesso vengo lì. Entriamo alla cazzo di concessionaria. Smettete di drogarvi pesantemente. Ma e io so. Il rinnovo delle patenti, va bene? Senti, Big, io sono pulito da mie settimane. Cioè, non sono mai stato più pulito da così. Allora è male, ti devi ritrogare. Bibi, ma proprio così entri, ma sei sicuro? Big, senti, guarda che è una musichetta, parte una musichetta brutta, non so, io sento la mia testa, pensavo la sentissi solo io. Ma no, l'ho visto pure io, dov'è? non c'è nessuno, dov'è? Io non vado più in ufficio. Dai, vieni, andiamo. Era qua. Sì, ma nel senso, allora, noi stavamo fuori, come fa a entrare uno? Cioè, non ci stanno porte per entrare, capito? Eravamo davanti alla porta. Dove è uscito d'accesso? Un coccodrillo. Io bella di me. Allora, entro un secondo. Oddio, dietro la porta! Big, oddio, giù! Big! Big! Big? Stai bene? Big? Io non so una porta. Io esco. Oh, sentite la musica. Io vado via. Big, tutto a posto? Ho fatto qualcosa? Fammi sapere. Ciao, sì. Che ciao? Bello. Oddio! Ma che sei matto? Lasci perdere, sono appena scappato da un fantasma, vi dico tutto. Ti sono venuti i capelli bianchi, pure a te. Ma che cazzo sta succedendo? Ma che cazzo è? Importante, ultimamente molti in città stanno parlando del fantasma dell'uomo in bilancio. In bianco, in bilancio, porco.
che appare, scompare terrorizzando molti di noi. Ormai tutti ne hanno sentito parlare e molti l'hanno potuto vedere con i loro occhi. Sappiamo che la sua comparsa è sempre preceduta da una strana e inquietante musica chiaramente udibile, a volte anche dall'attivazione degli allarmi delle auto circostanti. Quando ciò accade potreste vederlo attorno a voi, da lontano che vi osserva. Non avvicinatevi, non mostratevi ostili, contattateci in caso di avvistamenti. Voi non l'avete visto? Dici l'uomo in bianco? No, no, questo. Mamma mia! No, sto scherzando, scherzo che faccio sempre a Gordon. Sì, quello lì. Hai traumatizzato Plutino. Scusa, sì, l'abbiamo visto molto da vicino, c'è casa mia. Cioè, Dio. Io oggi è stata la prima volta per me. Però Dio, l'abbiamo visto. Ci è svenuto in un certo punto, è stato orribile. Dare, vuoi venire a fare un film con noi? No! Un film! Senti, sempre l'altra lì. Allora, l'ultima volta abbiamo fatto un film. Allora, basta che non devo cacciare cazzo da fuori. Oddio, scusa. No, no, tranquillo, Darren. Allora, l'ultima volta abbiamo provato a fare un film noir che è andato benissimo, vero Plutino? Sì, ci hanno solo arrestato. Esatto, esatto. Procurato allarme. Sì, sì, perché non aveva capito che era un film. Guarda, io da quando lavoro al concessionario ho acquisito delle doti capacità artistiche e recitative devastanti. Perché fantastico, Darren, adesso siamo a posto. Sì, se mi fai venire magari il concetto, posso spiegarti bene cosa ti sto parlando. Praticamente, da quando vendo il concessionario, la gente crede che io veramente faccio, applichi degli sconti, ma in realtà gli sconti non ci sono, e quindi io mi inculo perfettamente. Questo mi consente di imparare a recitare perfettamente ogni giorno in concessionario. Ok, non dico abbiamo intenzione di guardare, quando sarete tornati a casa, un mockumentary. Oh. Stiamo pensando alla stessa cosa, comunque. I documentari, quelli no, in i prima persona, sì. Quelli finti, quelli là che sembrano stiano indagando su qualcosa. Esatto. Horror? Io avrei una location perfetta nei dintorni di Paleto. Una roba tipo Blair Witch Project? Sì, ma sputato sugli occhiali, però sì. Scusa. Secondo me vi faccio vedere le mie doti da rumorista. Allora, mi facci un rumore da... che cazzo, non mi riesco più a fermare, ma che cazzo? Aspettate, prima uno random, aspettate. Uno rango? Uno random, aspetta. Che paura! Scusa, dobbiamo andare in un bosco, i vetri dove cazzo li trovi? Ma infatti, una pigna che cade da un albero di cristallo? Che cazzo ne sapevi che dovevamo andare nel bosco? Ho detto prima, andiamo in un bosco. E vabbè, ma mamma che competenza, però. Vabbè, vai. Dobbiamo fare il film, lo si potrebbe nominare Il Lupo Mannaro de... Il Lupo de Paleto. Vabbè. Il Lupo perde il vizio, ma non il paleto. Esatto. Mamma mia, che schifo di te. La foresta obliqua. Cioè, che sarebbe stato il lupo perde il peleto, ma non il vizio. Tipo, sì, infatti era più un po'. Suonava meglio. Il, ma non fa niente, il titolo non è importante. Sì, dai, non facciamo la punta al cazzo. I titoli, chiaro, tutte queste stronzate non contano un cazzo. L'importante è che ci siano jumpscare. Partiamo da qui. Va bene il volume. Ma che rumori sono? E ho trovato questi! Ma che sono terrificanti! È? Ma sta soffrendo un sacco questa persona! Ma perché scorreggio? Oddio. È la paura, la madonna! Non so, ho trovato questi, io signor, che cazzo! Sì, ma perché scorreggio? Non capisco! Non so! Ragazzi, purtroppo devo darvi una brutta notizia, ho finito la benzina, ci dobbiamo fermare qui. Oh no! Questi. Ma ha cercato i suoni dei Looney Tunes, non ho capito. Ma non lo so, io non so usarlo internet, c'è sta roba. Ma lascia perdere, scegli. Oh. Ma cos'è? Ma sembra... Ma sono quelli di Scooby-Doo, ma se... Non lo so, sì, ma poi mandavi tutti così in un ero là. Vabbè, basta, non ho capito, basta. Non si sveglia. Non si sveglia, ecco. Non andava bene. Io non faccio niente, però mi vengono le bolle alle mani. La musica nell'aria, come si sente? Ma alzo un pochino. Ecco, va bene. Sapete, ho sentito che in questi boschi gira un uomo molto peloso. Ho sentito. Cosa vuol dire? Come molto, molto peloso? Peloso?
leggende narrano che quest'uomo fosse nato estremamente peloso ed è stato bullizzato da tutti, quindi ha avuto una rabbia dentro incredibile. Lui si è autoesiliato dentro a questo bosco perché, insomma, era odiato da tutti. Aspetta, quindi... una cosa, ma perché lo stai raccontando come se stessi leggendo davanti a un pubblico di 500 persone? Sai che bisogna spiegare le robe al pubblico. Sì, ma chi è che recita così? Cioè, nel senso... più naturale. Sì, andiamo alla casa infestata, che non so dove sia. Non succede nulla. Dobbiamo camminare, qui si vocifera che una volta, tanto tempo fa, c'era un tizio che tagliava la gente dopo aver fatto... c'era un ex falegname. Tagliava la gente tra un tronco e l'altro, no, e li buttava dentro il macinatore. Ma no, che paura! Ma come mai? Era pazzo? No, era solo un po' incazzato. No, forse lo stesso storia di cui parlava lei. Mamma mia, mi vengono i brividi, mamma mia. Oh, che sono i brividi. Che vengono dalla foresta. Sono mica il taglialegno assassino. Oh mio Dio, che paura. Ecco lì viveva questo falegname. Ma nonna mia, da casa infestante. Io ho sentito comunque che prendono per primi quelli con i capelli castano chiaro. Ma siamo quasi arrivati, ragazzi. Qui è dove c'è svolta la leggenda. Dove la leggenda narrava. Continua a raccontare la leggenda per gli spettatori. Praticamente c'era questo tizio che tagliava i ciocchi di legno. A un certo punto finì per sbaglio in mezzo alla taglia legna il suo braccio. E lui vide che la cosa era... cioè, gli piaceva. E allora decise, ma perché non proviamo anche con altre persone? Allora cominciò a portarli qua per fargli vedere come si taglia... Oh, mamma mia! Senti, ma... allora... E mo' era una cazzata, non è che... Ma secondo voi con questi pezzi sono... è legno o sono persone? Fatti in legno. Sono persone rese in legno. Sono... diciamo ex ceppi, quindi questi sono i ceppi. Oh mamma mia. Poco a poco si sono trasformati in legno sostanzialmente. Detto che? Esattamente. E ma quindi riusciremo a tornare a casa vivi? Stai già andando a casa? Spero di sì. Per un secondo. Ma cosa cazzo? Ma no, vedo... è un cartello di merda, eh! Fanculo! È un cartello del cazzo, sembrava un uomo lì! Ma dove? Là in fondo! Porca, che paura! Ma è un cartello di merda, ma avete fatto cacca addosso, porco Dio, ma che cazzo fate? Ma bastate fuori!